Ciao ragazzi, bentornati sul canale Drive K. Sono Erika Monforte, istruttrice di guida veloce e sicura. Sapete che cos'è la amaxofobia? Ora ve lo racconto. Prima di parlarvene però vi invito a cliccare sul link in alto a destra oppure giù in descrizione, dove potrete vedere e conoscere tutti gli allestimenti disponibili e configurare la vostra auto dei sogni. Se ve ne parlo io potreste pensare a qualche attinenza magari con la velocità. Volete scoprirlo? Venite con me! Nella mia personale esperienza di istruttrice di guida, molto spesso mi sono imbattuta in allievi davvero terrorizzati a guidare nel contesto autostradale e che fanno quasi di tutto per evitare di guidare in questi spazi e sfruttano giustamente l'opportunità di fare un corso di guida proprio per affrontare e superare questi timori. Per molti è più semplice guidare nell'ambito autostradale, per altri nell'ambito urbano, dove peraltro ci sono molti più imprevisti, improvvisi. Non siamo tutti uguali. Molto spesso il disagio nasce nel comprendere qual è la corsia corretta da utilizzare durante la marcia, nell'orientarsi nelle fasi di sorpasso e, perché no, anche nell'adattare continuamente la velocità a quelli che sono i ritmi del traffico. Oggi quindi mi piacerebbe darvi alcune indicazioni per supportarvi in questo stress alla guida e farvi conoscere alcuni sistemi di assistenza alla guida presenti per esempio anche su questa Mercedes GLC. Quindi molto spesso la preoccupazione nasce proprio dal cattivo utilizzo che gli utenti ne fanno dell'autostrada. Questo atteggiamento limita le corsie di sorpasso da due a una sola, perché quella centrale molto spesso viene utilizzata in maniera impropria. E quindi anche nel momento del sorpasso saremo costretti a verificare il traffico e adattare la nostra velocità molto spesso rispetto a quella che dovrebbe essere la corsia più veloce. Nel caso di tratte stradali con due, tre o più corsie, spesso c'è la pessima abitudine di tenere la corsia centrale, magari anche a velocità relativamente bassa, anche se alla nostra destra non c'è assolutamente nessuno, istigando anche qualche pericoloso sorpasso a destra. Questo atteggiamento porta a ridurre la disponibilità ad una sola corsia di sorpasso invece che due e a dover rallentare prima di verificare il traffico nella terza corsia, che dovrebbe essere quella più veloce, e rimodulare la velocità per effettuare il sorpasso con continuo singhiozzo. Questo atteggiamento scorretto innanzitutto ci porta a essere molto più stressati alla guida, perché costantemente dobbiamo verificare la disponibilità delle corsie, ma anche adattare la nostra velocità per effettuare in sicurezza i sorpassi. Aumentiamo di conseguenza anche i consumi di carburante e le relative emissioni. Inoltre è molto più sollecitato il sistema frenante, pertanto aumenterà anche l'usura di questo aspetto. Inoltre, lo sapevate che questo comportamento è sanzionato fino a 170 euro di multa? In caso di carreggiate a due o più corsie, quindi è buona cosa, oltre che d'obbligo, utilizzare quella più a destra per lasciare libere così le altre due corsie. C'è da dire che al giorno d'oggi ci sono un sacco di sistemi di assistenza alla guida che ci permettono di guidare più rilassati, ma soprattutto più sicuri, i cosiddetti ADAS. Li conoscete? Fatemi sapere quali sono i vostri rinunciabili. Tra tutti, l'Active Blind Spot Assist è un sistema presente ormai sul mercato automotive da diverso tempo ed è un sistema che permette di individuare i veicoli provenienti dal cosiddetto angolo cieco e di segnalarli al conducente mediante un alert visivo o acustico. Se nonostante la segnalazione del veicolo forzassimo la manovra di sorpasso, a questo punto il veicolo riduce automaticamente la velocità e ci tiene nella corsia senza permetterci il sorpasso, impedendo così l'impatto. Occhio però, perché non sempre i sensori riescono a riconoscere ingombri più ridotti come quelli per esempio delle moto. Molto simile per tipologia di tecnologie applicate e utilizzo, abbiamo anche l'Automatic Lane Change, un'evoluzione del Lane Keeping, ovvero una funzionalità che permette di individuare il traffico delle carreggiate che ci precedono e suggerire l'occupazione della corsia corretta in totale sicurezza. Altro tema riguarda invece le distanze di sicurezza in autostrada e non solo. Le distanze vanno modulate in modo congruo alla velocità e alle condizioni meteo e chiaramente al conseguente fondo stradale. La tecnologia ci aiuta con il Distronic Plus. Ma come funziona? Il sistema ci dà modo di impostare il cruise control, modulando la riduzione dell'accelerazione in relazione al veicolo che ci precede, fino ad arrestare completamente la marcia in caso di blocco stradale. Agisce sia come cruise control adattivo che mediante una frenata assistita in caso di necessità. Quelli di oggi sono solo alcuni dei sistemi ADAS disponibili sulle offerte commerciali automotive. Vuoi conoscere su quali? Vai sul sito DriveK e prova a configurare la tua nuova auto e a compararla con i vari allestimenti. Ricordatevi però che la prevenzione stradale la fa prima il conducente e poi l'assistenza alla guida. Perciò vi raccomando, occhi sulla strada ed eliminate ogni distrazione. E che dire, io vi aspetto al prossimo video. Ciao!